In nome del popolo italiano, il Tribunale di Reggio Calabria, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e per l'effetto condanna Scopelliti Giuseppe alla pena di anni 6 di reclusione, Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 29 e 32 CP, dichiara Scopelliti Giuseppe interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena. Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico, De Medici Ruggero Ettore interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Visto l'articolo 537 CPP, dichiara la falsità degli atti di cui ai capi A e B dell'imputazione. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP, condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile comune di Reggio Calabria da quantificare in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali da questa sostenute che si liquidano in euro 3.000. Condanna altresì i predetti imputati al pagamento della provvisionale nella misura di euro 120.000 per Scopelliti Giuseppe in relazione a tutti i capi di imputazione, nonché di euro 20.000 ciascuno per Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore in relazione al capo A dell'imputazione. Visto l'articolo 544 CPP, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Udienza è tolta.